La tappa del Battiti Live, intanto a Bari lo scorso fine settimana, tra gli ospiti d'eccezione intervistati da Antonio Procacci c'era anche il rapper barese Tocchi, ascoltiamolo. Potevi immaginare qualche mese fa che saresti salito su un palco così? No, si sognava soltanto di essere su questo palco e oggi ci siamo. E dimostreremo quanto possiamo valere, daremo il meglio di noi. Dove vuole arrivare Tocchi? Io volevo arrivare qui, sinceramente. Tutto quello che viene dopo ben venga, però sono molto umile e non sogno molto. Quante volte hai visto questo spettacolo dall'altra parte? L'ho visto parecchie volte. L'anno scorso ero qui sotto il palco che mi chiedevo se potevo esserci ed era solo un sogno. Oggi questo sogno si è realizzato. Insomma, Radio Norba ti sta offrendo una bella occasione. Sì, una grandissima occasione. Infatti sono persone splendide che lavorano. Loro chi sono? Loro sono i miei due amici che mi seguono sempre, nel bene e nel male, quando non siamo nessuno, quando siamo qualcuno. Lui è Blaze, nome d'arte, e lui è Matt John, Gaetano e Giovanni. E Tocchi invece che significa? Tocchi è il mio nome d'arte come quello loro, quello mio viene dal cartone di Kenshiro, era uno che faceva arti marziali, come le ho fatte anche io che sono arrivato ad essere istruttore. E cosa proporrai stasera? Oh, questa sera c'è la mia canzone Is So The Bar che spopola sul web, più il ritornello di Yeah Bello Stess Bar. Ci vediamo quando scendi dal palco, bocca al lupo, crepi. È stato tutto bellissimo, questa è la mia città, gioco in casa, però è lo stesso difficile conquistare il pubblico. Hanno dimostrato che mi vogliono tutti bene e questa è una grandissima soddisfazione. Un briciolo, non sono tremate le gambe? Un briciolo proprio? Quando salgo sul palco mi si trasforma tutto, solo adrenalina, solo tutto bello. È prima di salire che ti viene il mago nello stomaco, l'ansia. Una volta che sali sul palco e vedi tutto questo pubblico che grida per te, è una cosa bellissima, è solo adrenalina. Cosa fai nella vita di ogni giorno? Io lavoro, mio padre è una salumeria, aiuto lui nella salumeria e si va avanti così, quello è il mio lavoro. Questa per ora è solo una passione. Se si trasforma in un lavoro, magari. Speri che qualcuno in questa occasione possa averti addocchiato e magari domani ti arriva una bella proposta per incidere un disco? Magari, perché questo è un grandissimo trampolino di lancio. Spero abbiano capito quanto valgo e quello che posso dare al pubblico e a tutti quanti. Nelle tue canzoni parli solo di Bari o anche preparato delle canzoni, hai dei testi che invece affrontano altri temi? Io ho parlato di Bari, però parlo un po' della vita in generale, del sud, anche ho fatto anche canzoni d'amore, io ho un genere vario, non mi soffermo solo sulla vita di strada, anche sul lavoro, sull'amore, su qualsiasi cosa, perché l'hip hop, il rap è parlare di se stesso, quello che ti viene dal cuore e io dico quello che sento di dire. Ma il dialetto è una costante nei tuoi pezzi oppure hai anche dei pezzi in italiano? No, anche in italiano, i miei primi pezzi sono nati in italiano, poi ho voluto dimostrare che sono grande e anche più forte in dialetto perché è la mia lingua madre, quella che ho parlato da piccolo. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi, crepi. Ed è tutto per questa edizione del TG Norba Prima.